Dunque, mettiamoci al microfono. Sentite? Perché la mia dizione è di per sé molto difficile. Allora, Mauri, Giosetta, Cunellis hanno evocato quando hanno conosciuto Toti. No, io non mi ricordo il giorno e non mi ricordo neanche l'anno. Mi pare che a presentarci fosse il nostro comune grande amico Piero Sadun, che era venuto da Siena. Lui aveva fatto una mostra organizzata da Cesare Brandi al Secolo con Piero Sadun, con Ciarrocchi, con Stradone, che si chiamava Quattro pittori fuori strada, che io non ricordo, perché era prima degli anni, alla fine degli anni 40, io per quanto vecchio ho incominciato agli inizi degli anni 50. E naturalmente lui era il capofila di questo gruppettino, molto amato da Cesare Brandi, che non dimentichiamo fu un... lavoravano assieme, facevano la rivista assieme, erano veramente dei grandi amici. Qui si è parlato di Toti come di quel grande, indimenticabile, credo insostituibile, un caso unico maestro all'Accademia di Roma per la facoltà, perché in fondo sono quattro facoltà, di scenografia, che era Piazza Migliarelli. E si è parlato di lui anche come poeta, non si è parlato di lui come pittore. Mi fa un po' sorridere che debba magari parlarne io, basterò pochissimi minuti, anche perché non mi sento bene, perché recentemente in occasione di un'intervista io ho detto, ho fatto capire a un bravissimo, non so quale, perché in questo periodo sono molto vecchia, spesso mi interrogano, sì, quindi non posso confondere, che era un pittore, tra virgolette, modesto. Ora questo ha suscitato anche dalle persone che non hanno mai letto, si vede, molti articoli che io ho scritto su Toti, è stato interpretato in maniera un po' forse riduttiva. Era un intellettuale talmente a largo raggio, talmente singolare nel panorama italiano, ma credo europeo, che nella pittura non primeggiava, e questo sono disposta a riconfermarlo. Non era Fontana, non si leva niente, non era Burri e forse non era neanche Capogrossi, era uno di buonissimo livello, ma confronto a questi, mentre invece la figura completa era assolutamente primaria, mettendo assieme tutte queste sue enormi facoltà. Ecco, questo non per scusarmi, perché non credo che, ma per rettificare, perché la gente, un discorso lungo, avere solo una parola, perché poi questo è tipico. Allora, qui tra i molti libretti di Toti, Toti ha cominciato a fare poesia per suo nipote, il figlio di Demby, il poeta americano che aveva sposato sua cognata, e ha cominciato con vari libri. Tra l'altro c'è una poesia che dice «La zanzara senza zeta, sol di sangue si disseta», che lui dedicò a me e poi fece un libro, appunto per questo mio noto difetto di pronuncia. E in questo libro, che ho preso così uscendo da casa, ho visto che c'è la prefazione di quelle da tutti noi compianto straordinario Manganelli, che addirittura parte dicendo, leggendo le poesie qui raccolte di Toti Scialoia, mi capita di domandarmi, non è forse Scialoia un petrarchesco, cioè lui avvicina Toti nel senso di tradizione al più forse più grande poeta italiano. E Toti era indubbiamente un poeta notevole. Ma mi piace non separare tutte queste cose, perché Toti era proprio tutte queste cose messe assieme per un dono particolare. Come pittore
e ha avuto un momento di maggiore, secondo me, felicità nel momento delle impronte, già citate, che è nato, come si sa, Procida, e poi successivamente nel momento quasi finale, quando lui fece un viaggio accompagnando Gabriella, che mi pare che fosse andata a Madrid per una mostra che aveva organizzata su de Kooning, sì, su, aspetta, de Kooning mi pare che era, e lui naturalmente andò a rivedere il Prado e fu colpito, perché ogni stagione ci porta poi a interpretare le cose in modo diverso, da Goya, la Quinta del Sordo, e soprattutto Santi Isidoro, al punto che tornò a Roma e ebbe giorni di grande appassionato entusiasmo. Scusate, anche se sono accecata perché mi è caduta in questi giorni, ho saputo la retina, così non ci pensiamo più, però un po' gli occhiali mi servono ancora. Allora, dunque, Toti diceva una frase che vorrei ripetervi, se la trovo. Dunque, ecco, vabbè, adesso non la trovo, ma insomma, era che diceva, eccola qui, la pittura serve a vivere, non a contemplare né a contemplarsi. Ecco, questo è fondamentale perché è chiaro che nella pennellata impetuosa che aveva questo immediato dictus tra il pensiero, il gesto, l'immagine, lui proprio proiettava questo senso della pittura come vita, come istinto. E quindi le cose forse più belle, come ho detto prima, sono quelle legate alla materia e al gesto. Ed è appunto nel momento sia delle impronte che del periodo finale, diciamo spagnolo, ispirata a Goya, che dà il meglio di sé. Mentre c'è un periodo centrale, che lui si ispira a una pittura più geometrica. In quel periodo era la Marlboro e c'erano anche delle persone, degli allievi che lo interessavano. Insomma, fa un discorso più intellettuale che non gli è molto congeniale. In questa pittura, alla quale voglio riferirmi, del periodo diciamo ispirato a Goya, si esprime anche un grande senso di potenza emozionale, perché molte cose, il personaggio Toti Chalhoy era anche un personaggio di passioni, di emozioni, e questo porta anche a, poi alla disillusione della sua vita, alle melanconie della sua vita, che furono in un certo periodo profondo. Allora, tornando a una visita che io gli avevo fatto proprio allo studio, perché ero all'Accademia e lui era stato direttore all'Accademia, io andai a trovarlo per parlargli, volevamo sempre fare una rivista che poi non siamo riusciti a fare, e per parlargli di questi problemi, e vidi così le sue opere. Siccome era stata poco prima nominata come commissaria del Padiglione Italiano, siamo nell'84, pensai di invitarlo. Era naturalmente la mia una scelta, come sempre, assolutamente eterogenea, fuori dai canoni, basata sulla mia stima particolare per artisti molto diversi. C'era per esempio Strazza, c'era Castellani, c'era Gio Pomodoro, c'era Titina Maselli e io invitai anche Toti. E il punto delicato era la vicinanza di Titina Maselli, che era stata sua moglie, e con Toti, ma io pensai che si potesse in qualche modo risolvere, anche se loro credo che non si incontravano ormai da anni o si evitavano per ovvie ragioni. E invece, arrivati lì, c'era un architetto che mi diceva subito: le due sale più grandi sono queste e queste, vanno a Chalhoy, che avevano le opere più
più grandi e alla Maselli. Al che io dissi: lei non si occupi di niente, dica semplicemente a loro due che si incontrino per parlare dello spazio. Ebbene feci, perché il discorso poteva diventare molto pericoloso. Invece Toti entrò e disse: io ho bisogno dello spazio più grande. Titina, un antico senso di colpa, disse: è giusto, prenditi lo spazio più grande. E così ebbe lo spazio più grande. Toti non l'avrebbe mai detto in altre occasioni, e fece una sala eccezionale. Anche Titina, una bella sala. Poi mi ricordo che anche di notte chiese il permesso perché voleva correggere. Titina aveva la mania di ridipingere prima delle sue mostre, ritoccare i suoi quadri. Ecco, Toti, la pittura. La pittura è stato indubbiamente un pittore che, tra l'altro, aveva nel cuore, come molti italiani, il nome sacro di Morandi. Nascono tutti morandiani, molto più che scuola romana. La scuola romana non c'entra. Poi lui era un appassionato di Van Gogh, di Ensor, dei pittori appunto di colore, di gesto, di materia. E la scuola romana non è un epigono della scuola romana, è invece uno che ha nel cuore una grossa cultura, che gli veniva anche da questa sua amicizia fraterna, molto profonda, con Cesare Brandi, e naturalmente questa linea italiana, diciamo. Però poi lui fu tra i primi a fare una mostra dalla Viviano, l'aveva fatta già Afro, eccetera, in America, conosceva benissimo tutta la situazione americana, è stato qui giustamente ricordato da Kunellis, la mostra di Pollock, ma non fu solo lui a innamorarsi di Pollock. Quando io andai alla Vernice di Pollock, c'era Maffay. Questo forse è una cosa che non c'entra niente, ma insomma, divago. Maffay mi disse: Trucchi, perché Maffay, Donghi, tutti questi pittori mi chiamavano Trucchi, no? Per cognome. Trucchi, abbiamo sbagliato tutto. Ecco, questa è una cosa abbastanza interessante. Che Maffay, vedendo la mostra di Polo, quindi è strano come due grandi intuiti, due grandi artisti molto diversi, sentissero questo colpo del petto che ci offriva la mostra di Palma, Bucarelli con Pollock. Ecco, voglio dire che quindi lui è stato anche un notevolissimo pittore e soprattutto un caso quasi unico di intellettuale, ma in senso largo, dalla poesia alla critica, all'insegnamento. Lui metteva nell'insegnamento non solo la sua conoscenza straordinaria della scenografia, ma, come ha raccontato molto bene Giosetta Fioroni, che ci ha detto che passavano le ore e lei non se ne avvedeva. Ecco, questa capacità di creare un rapporto con gli allievi, di dare e di darsi, che credo sia stato, sì, di qualche altro caso, ma adesso non ci mettiamo a fare i nomi, ma irripetibile, pressoché irripetibile. Grazie. Chiederei adesso a uno dei collezionisti in sala, Maurizio Montani, se può venire al tavolo. Maurizio Montani è oltretutto l'architetto che con Mario Fiorentino ha progettato e realizzato l'edificio di Corviale. Ricordo questo episodio perché loro nel progetto sorprendentemente coinvolgono Donato Frascà, a Lorenzetti, a Magnoni, a Carrino, Uncini, e poi invece lui è un grande collezionista. Un grande collezionista di Toti Shaloia, e credo sia tra i pochi collezionisti che ha avuto una consuetudine anche dello studio, quindi tra i pochi che ha Sì. visto direttamente a più riprese lavorare Toti Shaloia. Prego.